Hola pepeños! Che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video di spagnolo! Io e Carla, la mia migliore amica nonché manager, stiamo riformulando e riprogrammando il nuovissimo anno youtubico e abbiamo pensato di riprendere e riformulare tutti quei vecchissimi video di spagnolo che sono imbarazzanti. Cioè c'ero io piccolo, di 12 anni, imbarazzato, senza barba, raga, terribili, vanno rifatti. E quindi abbiamo deciso di dividere tutti i video di spagnolo per livello base, intermedio e avanzato. E oggi iniziamo con un video sugli articoli. Abbiamo due tipi di articoli, gli articoli determinativi e gli articoli indeterminativi, che sostanzialmente hanno la stessa funzione che hanno anche in italiano. Gli articoli determinativi sono el per il singolare maschile e la per il singolare femminile. Attenzione pepeños, in spagnolo non esiste l'apostrofo. Ma che questo lo dobbiamo lasciare? Ah, sta registrando ancora. Ops! Quindi, se dobbiamo dire, per esempio, la donna di casa, che in spagnolo sarebbe la ama de casa, la A dell'articolo non cade, rimane appunto la ama de casa. Quindi attenzione, questo è un errore molto comune di noi italiani. In spagnolo non esiste l'apostrofo. Quindi se anche la parola successiva inizia per vocale, l'articolo rimane lo stesso. Non si preoccupa, rimane là per i cacchi suoi. Gli articoli plurali sono los per il maschile e las per il femminile. In spagnolo abbiamo anche un articolo neutro che è lo. A tal proposito ho fatto un video qualche tempo fa che vi metto nel box di informazioni qui sotto. Per quanto riguarda i video indeterminativi, certo. No. Perché sono struccata. Oh mio Dio, già. Non posso provvedere così. Per quanto riguarda gli articoli indeterminativi, abbiamo un, uno, singolare e poi unos, unas, plurali. Che vuol dire? Abbiamo anche gli articoli indeterminativi plurali. Come si traducono in italiano? Facilissimo, vabbè, pensate, cioè state ascoltando a me. Li traduciamo con qualcuno, qualche. Per esempio, unos árboles. Non possiamo mica tradurre pepeños uni alberi, cioè non siamo mica Giuseppe Simone. Quindi lo traduciamo in italiano degli alberi, qualche albero. Quindi pepeños, ricapitoliamo. In spagnolo abbiamo gli articoli determinativi ed indeterminativi. Gli articoli determinativi sono el, la, los, las e lo che è un neutro. Poi abbiamo gli articoli indeterminativi che sono un, uno per il singolare e unos, unas per il plurale, che vi ricordo traducono il nostro italiano qualche qualcuno. Ma pepeños, prima che scappiate vi lascio degli esercizi che potete risolvere nei commenti qui sotto. Dovete aggiungere l'articolo determinativo e indeterminativo alle seguenti parole: hombre, mujer, niños, vaso de agua, coches nuevos. Aspetto pepeños le vostre risposte nei commenti qui sotto, mi raccomando. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo mi piace, condividetelo con gli amici per farmi crescere e per diventare una famiglia ancora più grande. Io vi amo tutti, vi aspetto qui ogni lunedì e giovedì con un nuovissimo video. Hasta luego!